Vi do il benvenuto sul Maurify, canale dedicato al mondo dell'alta fedeltà. In questo video andremo a vedere un'anteprima di quello che sarà l'evento, ci sarà domani, del Milano High Fidelity anno 2023. Buongiorno a tutti e vi do il benvenuto su Maurify, canale dedicato al mondo dell'alta fedeltà. E questo video dedicato al Milano High Fidelity anno 2023. Bene, domani, pesce d'aprile, no, il primo d'aprile, questa volta è ufficiale, ci sarà il Milano High Fidelity 2023, prima edizione, perché quest'anno ci sarà una doppia data, di conseguenza aspettiamoci ad ottobre il secondo appuntamento del Milano High Fidelity. In questo video appunto andremo a vedere quelle che sono alcune novità che sono state presentate. Allora, l'anno scorso avevate sentito direttamente la voce di Zaini, appunto il Deus Machina della Milano High Fidelity, quello che saranno le novità. Questa volta, per questioni di tempo, non ho potuto inserire un video, perché comunque non ho avuto grande possibilità appunto di gestire questo video. Di conseguenza vi porterò direttamente dalla mia voce quelle che sono le novità, in quanto mi sono state fornite direttamente da Zaini. Bene, novità ce ne sono tante, farò dei video sicuramente dedicati al Milano High Fidelity, vi porterò solamente però quelle che sono le novità di questo evento, perché cose che si sono già viste l'anno scorso o negli scorsi anni è inutile vi riportare perché mi sembra del tutto ripetitivo. Di conseguenza adesso andremo a vedere un po' quelle che sono state le presentazioni delle novità del Milano High Fidelity e vedremo appunto quelle che sono, diciamo, le più grosse aspettative in termini proprio di ascolto. Ricordo che però il Milano High Fidelity, lo dice già la parola stessa, si dedica a tutto quello che è il mondo dell'alta fedeltà, ma high-end, di conseguenza trovate marchi anche famosi, ma comunque di fascia molto alta. Ci sarà qualcosa di un po' più abbordabile per noi persone umane che non hanno da spendere cifre così esorbitanti come richieste appunto negli impianti che vedremo. Ma però ci sono tante novità, tanti marchi e di conseguenza tante carne al fuoco che potrà portare a qualche cosa, qualche novità, qualcosa di interessante. Bene, chiudo qui, vi faccio vedere appunto una breve carrellata di quelli che saranno i marchi presenti al Milano High Fidelity e vi do appuntamento il 1 di aprile e il 2 di aprile per quello che è appunto l'evento. L'evento è sempre nella stessa, come direbbero gli inglesi, location. Di conseguenza in via Masaccio a Milano, se qualcuno arriva con la metropolitana, la fermata migliore è la MM di Lotto. E appunto adesso nel fine del video vi farò appunto vedere quella che sarà appunto l'ubicazione di questa fiera, che come ripeto è la stessa di tutti gli anni. Bene, partiamo con una piccola anteprima di quelle che saranno le novità di questo Milano High Fidelity. Nella sala denominata Pirellone, che si trova al meno 1, troveremo un impianto davvero molto interessante per quello che è l'Home Theater, dove troveremo come diffusore principale BV-802, pilotati da un pre AV10 della Marantz e il relativo finale di potenza Marantz Amp 10, nella configurazione 9.4.4. Per quello che invece, come me, sono più amanti di quello che sono impianti stereo, sempre con diffusori principali BV-802, stavolta però pilotati da un due telaio di classe E. Il pre è classe E Delta e il finale di potenza è il classe E Delta stereo. Tra le importanti novità che a me personalmente tengo molto è il marchio che avevo già seguito nelle news dell'alta fedeltà quando era appunto nato questo marchio, parlo di 5 anni fa, mi riferisco a Fine Audio, che sarà presente in uno stand assieme a un altro marchio storico, l'EMA Acoustic. Tornando a Fine Audio potremo ascoltare un modello davvero molto interessante, mi riferisco al Fine Audio Classic 8. Quest'anno al Milano High Fidelity, nella sala Velasca, potremo apprezzare un grande diffusore, grande in tutti i sensi,
Quello che vedete sono le JBL Everest DD67000. Quest'ultime saranno pilotate da una coppia di finali di potenza davvero impressionanti. Parlo di una coppia di Mark Levinson, l'ML50, finali accreditati dalla potenza di 425 watt, entrambi pilotati da sempre un pre della Mark Levinson. Tra le novità presenti al Milano Air Fidelity quest'anno troviamo Exibo. Se avete seguito le news dell'Alta Fedeltà sapete già che è l'importatore che ha acquisito i marchi di Pioneer e Integra. Porterà appunto questi due marchi una serie di elettroniche top di gamma. Oltre un altro marchio a me caro, Audio Pro, di cui sono possessore dei canali centrali che vedete sempre nei miei video. Ci saranno anche i marchi di Klipsche, TEA, inoltre una buona panoramica di quelle che sono le cuffie di Sennheiser. Bene, e qua si conclude questa piccola introduzione a quello che è Milano Air Fidelity. Vi do appuntamento appunto in queste due date, primo e secondo di aprile. Di conseguenza il sabato e domenica, perché si tratta appunto di queste due giornate, l'orario è un orario continuato, sicuramente ci sarà più presenza il sabato come tutti gli anni. Di conseguenza vedete un po' voi di organizzarvi chi è che appunto deve venire a Milano Air Fidelity in queste due date. Per quello che saranno i video farò appunto, penso già domenica, una prima anteprima di quello che è stato Milano Air Fidelity. Appuntamento appunto a domenica, oggi è venerdì per cui dovete aspettare solamente 3 giorni quando uscirà il prossimo video e un saluto a tutti dal vostro Maurizio di Maurify. Ciao a tutti, ciao ciao!